Intanto prendiamo. Prendiamo queste. Sono qua, vi do abbastanza. Dai, su, veloce. Che abbiamo una merda da sistemare. Bella a tutti, ragazzi. Bentornati sul canale. Riprendiamo con Conker's Bad Fur Day. L'altra volta ci eravamo lasciati con una bella cacca di palla. No, una bella palla di cacca, scusate. E ora vedremo a cosa ci servirà. Siamo riusciti a, a prenderne possesso. Ed ora finalmente si parte. Più che a prenderne possesso, siamo riusciti ad attivare la macchina che ci genererà completamente palle di merda. Scusate se sono molto esplicito, ma questo è quello che è. Ma io cosa devo fare in realtà qua? Che devo fare attenzione a... Devo portare questa qua in cima. Devo fare attenzione a questi. E vaffanculo. Ma guarda lei. Sto infame. Dai, dai, dai. Così non mi toccano. No, 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 no. Cos'è sta cosa? Amico? No, no! Ma va a cagare. Ha detto qualcosa del tipo Heaven? Cioè, via dal nostro paradiso? Una montagna di merda, letteralmente. La mia cacca è ancora lì, per favore. Dimmi che è ancora lì. Dimmi che è ancora... Ci sono due salite. Ci sono due salite, mannaggia alla miseria. Oh, questi mi hanno rotto le palle, ma non li posso uccidere. Ok, entrano ed escono. Allora, ah, ok. Però la nostra palla è ancora lì. Non so se mi conviene riprenderla, riportarla indietro. No, 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 no. Allora, vediamo un po', se io la riprendo. E fondamentalmente non potevo farci un cazzo. Nel frattempo la nostra palla di cacca... Ah, possono andare a nascondermi lì dietro per non farmi prendere da quei cosi, tra l'altro. Questa è una cosa molto interessante da sapere. Io sto ritornando... No! Mamma mia, che culo! Ma guarda te se devo rotolare merda di prima mattina. E vabbè, capita. Ok, di lì non si può andare. Lì è chiuso. Probabilmente lì è dove... Dove poi dovrò entrare, credo. Oh, ma sta palla di merda diventa sempre più pesante, o sbaglio? Diventa anche un po' più incontrollabile. E voilà. Farò lo spalatore di cacca di elefanti al circo. Non pensavo di arrivarci veramente a farlo, ma tant'è. No, 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 no. Tu sei una merda. Dai, entra, va. Ricordo che se mi toccano ancora una volta muoio. Spero che non accada, perché non ho voglia di rifarmi. No, 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 no. Se ne rientra dentro o sbaglio lui? Dai, bravo, levati dalle palle. Ok, dovremmo esserci. Ragazzi, ci siamo, eh. Credo di esserci arrivato. C'era quella blatta enorme. Basta aggiungere una carica di TNT, no? Va bene, una bella strigliata di merda. Piccante. Ok. Adesso devo rifare la stessa strada. In poche parole. Là c'è una moneta. C'è una banconota, ma non penso di riuscire a far... Beh, fondamentalmente è anche il metodo più veloce per tornare indietro, no? Dove sono? Qua. Ok, adesso posso fare la strada che avevo iniziato prima. E andare su da qui. Porca miseria. Dove vai? Dove vai, palla di merda? Vieni. Dai, su. Dai. Dai. Niente, vai un po' dove vuoi. Dai, rotola dove ti dico io. Dai. Su di là. E si riparte. Ok, andiamo. Pa, 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 ra, ra, ra. Ok, loro se ne sono andati là. Il primo l'abbiamo aggirato come ostacolo. Ed è andata molto bene. Secondo anche, vedremo di aggirarlo. No, no, no. Pezzo di merda. Proprio un pezzo di merda. Nel vero senso della parola. Non rifarmi tutto il giro. Ho fatto il primo pezzo. No, non mi toccare. Schifoso maledetto.
Sono curioso di vedere dove si va là dentro. Che a questo punto io non mi ricordo davvero cosa succede dopo. Cioè, ricordo alcuni passaggi, ma non mi ricordo dove vado a finire. Ragazzi, io... No poo balls! Ah, non vogliono palle di merda. Devo subito andare a lanciarne una lì sotto, perché sono sicuro che accadrà qualcosa anche lì. Dai, entra dentro, dai. Questo qua è il primo, forse, vero? Sì. Oh, sono sorpassato anche sto pezzo, bene. Benissimo. Sto continuando a salire. No, 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 non me la buttare giù, ti prego. Facciamola lì sotto, che sono... No, 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 Conker, che cazzo fai? Ma porca zozza. No, con la faccia nella merda? No, però, dai. Meno male se piantava la faccia la piantava sulla neve. La merda, cazzarola. Allora, se non sbaglio, non si è aperto lì sotto. Quindi la mia palla di merda dovrebbe essere ancora lì che gira. O meglio, lì che sta ferma. Dai, te ne vai. Dai, su. Ho una palla di cacca da recuperare io. Non mi fate perdere tempo. Devo fare cose importanti con questa cosa. Pare che ce l'abbia fatta. No, 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 no! Non cadere, merda! Non cadere, merda! E non è caduta, ragazzi. Non è caduta. Dov'è? Dov'è? Dimmi che posso... Posso salire sulla mia palla di cacca. Non devo spingere tanto perché sennò me la prendo un po' nel sedere, eh. Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono riuscito a prendere la banconota sulla montagna di merda. Che cazzo di fine avevi fatto, amico bastardo peloso? Ok. I banca saranno felici di vedermi. Va bene. Ok. No, no, no! Palle! Sono sceso proprio dalla parte sbagliata. Vabbè, non importa. Siamo arrivati fin qua. Ok, ok. Cosa sta succedendo adesso? Ah, mi apre quello. Oh, così posso entrare qua dentro. Bene. Siamo a 9 minuti di gameplay. Nel frattempo mi ha dato un'altra palla di cacca. Beh, ragazzi, facciamo una cosa. Scusatemi, però a sto giro voglio farlo. Prima di entrare dentro questa bella montagna di cacca e di andare a finire il gameplay, perché il nostro gameplay lì finirà di oggi, andiamo a buttare giù una palla di cacca dove c'era proprio scritto no palle di cacca. Perché voglio proprio vedere cosa accade se noi da qua gli buttiamo la palla de merda. Ma nel frattempo uccidiamo tutti questi, così non avremo problemi a far rotolare merda lì sotto. Adesso spero di non morire per colpa di questi. No, 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 no. Me la sono rischiata moltissimo. No. Contro ogni pronostico ce l'ho fatta, ragazzi. Incredibile. Ho soltanto più un cubetto di cioccolato. Speriamo di riuscire a fare quello che devo. Speriamo soprattutto di trovare della cioccolata adesso, ma non importa. Andiamo. Vediamo cosa succede se butto una palla di cacca lì sotto. Qualcosa dovrà accadere, no? C'è chiaramente scritto che non devo buttarla giù. Che fine di merda che ha fatto questo. Adesso cade giù per terra. No? È veramente? È finita lì la cosa? Dovrò buttargliene un'altra probabilmente. Beh, riproviamoci, dai. E poi andiamo dritti filati dentro la montagna di cacca. Però già che ci siamo, famo questo, no? Effettivamente il cartello dice niente palle di cacca, non una, ma ne parla al plurale. E quindi dovevo arrivarci. Ok, andiamo. Tanto c'è ancora un mazzo di banconote da qualche parte. Non è cresciuta però stavolta. Ok, boh, non è successo niente. Credo che quella zona lì la faremo la prossima volta. Adesso entriamo di qua.
Sempre se posso entrare di qua, eh. Credo di sì. Ok, ci siamo. amico, occhio dove vai. Va bene, vuoi un consiglio? Vattene da qui. C'è qualcosa di tremendo qui, non ti conviene entrare là. Calmati adesso, calma. Ti calmi e mi dici che sta succedendo. Va bene, tutto è iniziato un paio di giorni fa. Ero con i miei amici, stavamo facendo una tazzetta e dopo un po', puff, Tezza scompare. Stavamo a cercarlo, abbiamo pensato che era andato a farsi un giro, che ne so. Un po' di shopping, insomma, non è più tornato. Poi è toccato a Bazza. Stava facendo una passeggiata, si faceva gli affari suoi. Io stavo là e gli ho detto: Bazza, come butta secco? Lui mi ha fatto cenno con la mano e poi è successo. Quello schifo di cosa è venuto fuori dalla cacca. Allora ho pensato: oh no, cavolo, me ne devo andare. Così mi sono nascosto. Mi ha fatto anche il dito. Quando sono venuto fuori perché pensavo che gli altri non fossero più in pericolo, tutti gli altri erano scomparsi. Quei bastardi mi hanno fregato, io me ne vado, tu fai un po' come ti pare. Lassù si stanno soldi, sempre che non ti rompe le palle andarteli a prendere. Ci becchiamo. Ok, c'è qualcosa di strano dentro questo mondo di merda. Gran Turco, come butta gente? Portami del Gran Turco. Chi ha parlato? Non vedo nessuno. Ok, se è questo quello che vuole. Ok. That's what he wants. Ok. E no, ma perché me la date via con me? Ma i mortacci tua, ma... Dove lo devo portare? Ah, facciamo che lui si leva... da qua, io lo butto da qua. Qua? Cos'è questo? Tipo lo squalo? È rimasto abbastanza inquietante come cosa. C'è dello sweet corn in giro di nuovo. Questa mano mi dà alquanto sui nervi. Contest sensitive non funziona ancora. Andiamo di qua. Nel frattempo palle di cacca che piovono dall'alto. Questo è proprio piovono polpette di merda però. Ok, abbiamo preso dall'altro sweet corn. Dovremmo buttargliene ancora uno? Ok, ha fatto una brutta fine anche quello. Saliamo e vediamo che succede. Ok, lì c'è un... Ok, tipo merda cristallizzata che non si può aprire. Vabbè ragazzi, andiamo di qua allora. Ci sarà dall'altro sweet corn da prendere. Ma dai, vieni qua! Tanto ormai lo sappiamo che sei nella cacca. Più di così. Mamma mia, come me la sono rischiata. Ok, vediamo un po' cosa succede. Oh oh. Eccoci. Questo è un bello stronzone. Non ve la leggo sta parte, leggetevela voi perché... Adesso dobbiamo scappare. Dopo aver fatto la conoscenza di Solprano, che è praticamente il primo boss nella storia dei videogiochi fatto di merda. Il tipico boss di merda è questo. Ah, se non sbaglio lui adesso ti tira cacca come se non ci fosse un domani.
Ok, e poi cominci a tirargli carta igienica. Ok, scendiamo. Io veramente mi chiedo che cazzo abbiano fumato in Rare quando hanno creato questi personaggi, perché sono uno letteralmente più folle dell'altro. Adesso noi scappiamo finché non si metta a fare di nuovo l'assolo vocale. No, ho perso il tempo. Preso! Due volte forse bisogna prenderlo adesso. Sì? No! Sì, esattamente, proprio così. Oh, che culo. Dove sei? Dove sei? No! No! Che culo. No! Te la tua merda! Rischio di cadere. Vai, 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 tira, 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 tira. No, non l'ho schiacciato. Merda. Non l'ho preso. Ok, preso, 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 dai. Altra strofa? Oh vabbè, ma che cazzo. Ah, porca troia. No, no, non ci credo io. Mi si è buggato Conker, mi si è buggato. No, vaffanculo, Vavi, c'ho le lacrime. Dai, dove sei? No. Ah, ma sei qua. Dai, va, muoviti, muoviti. Cosa fai? Ridi o tiri in merda? Cosa fai? Ok. Andiamo. Non facciamoci prendere dalla merda. Dai, 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 dai. No, merda schifosa. No. Pensavo fosse giunto il momento, invece no. Mi ha letteralmente preso. Dai, apri la bocca. No! Mazza quanto infame sto pezzo. Non ci prova, eh. Non ci prova. Non ho tenuto il calcolo di quanta cacca si stacca da dosso. Ok, 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 dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Lo stiamo pulendo per benino, eh. Ma cosa stai facendo? No, ma dosca, che momenti vado per terra. Allora, qua quando rideva forse potevo già acchiapparlo, sapete. Però è difficile prevedere dove va a ficcarsi sto infame. Sto merda. E corri, va, Conker, vai. Preso. Stavolta non mi hai fregato, eh. È arrivato il momento. Perché una merda dovrebbe essere, dovrebbe cantare in soprano? Vabbè ragazzi, ditemi cosa volete, rimane un must questo gioco. Un must che di questi tempi non potrebbe mai uscire. Ok,
perché non glielo permetterebbero. Su Nintendo poi, ragazzi, ma su Nintendo. Mamma mia. Money over here. Tanto prendiamo. Prendiamo queste. Sono qua, vi do basta. Dai, su, veloce. Che abbiamo una merda da sistemare. Altre svanziche. Maledetto scoiato, guarda che hai fatto. Sto scolando via. Avremmo potuto distruggere questa mia bellissima panghiglia. Ecco cosa vuol dire andare di corpo. Va bene. No, non ho capito dove devo andare. Però buttarmi di mezzo, immagino. Immagino. Dovrò proprio buttarmi? Sì. Ok, poi. No, ho schiacciato. Vabbè. Exit giù o di qua? Scusatemi, eh. Ma se mi butto, fa uscire dal livello? Ah, porca miseria. Vabbè, non importa, rientriamo un attimo. Stavo cercando di capire dove andavamo. Ok, vabbè, noi andiamo di qua. Tanto ormai lui è andato e ci ha aperto quella porta lì sotto. Andiamo a vedere cosa c'è e poi credo che anche il video di oggi lo staccheremo alla grande. Comunque abbiamo fatto un signor boss. E allora sono un cretino. Ok, siamo arrivati. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Sono proprio curioso. Nel frattempo c'è... Stavolta gli conviene avere una scusa davvero buona. È l'ultima volta che mi dà buca, Conker. Stavo proprio per... E tu chi sei? Senti, se hai qualcosa da vendere non mi serve niente. Beh... Sempre più inquietante i risvolti che stanno avendo queste cose. Beh, ok, siamo arrivati qua. Come faccio a uscirne di qua però? Devo andare giù di qua, devo andare. Ti ammazzano subito così? Molto bene! Ovviamente la coda da scoiattolo l'ho già presa. Dai, 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 ok. Ok. Mamma mia, sono... No! Mamma mia, che culo! Che bucio del culo, ragazzi! Ok. No, 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 ecco, sta cosa qua io non la capisco. Perché si... Devo andare di qua? Eh sì, devo andare di qua per forza. Ok, no, 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 va bene, siamo arrivati qui. Oh, merda. Ok, 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 no, 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 non voglio mica farmi tagliare i piedi. Ma che è un macello questo? Il macello delle mucche? Ma cazzo, sono finito, ragazzi. Non so neanche io dove andare. Allora, uccidiamo questo. Ok, Danger Poo. E lì, secondo me, si torna indietro. Dobbiamo andare... Dobbiamo andare dritti di lì. Oh, i due tizi del re. Scusate. Alt. Posso passare? Devo pagare? Il pedaggio. Il pedaggio, quanto sarebbe? $1,000? Dovrebbero andare bene. 500 per uno.
Mi sa che non ce li hai, un poveraccio. Allora mi sa che devo tornare indietro da quella parte. Scoiattoli, come sono fatti? Non mi ricordo. Sì, sono sicuro che tornerà. Mi ritornerà in mente. Vabbè, continuiamo a fare la guardia. Ok, non posso andare perché io quanti dollari ho? 800. E allora, scusami, l'unica strada che devo fare, l'unica strada che posso fare è questa. E fondamentalmente devo tornare indietro. Di qua non c'ero ancora andato, vero? Ah, ok, ok, sì, da dove arrivo. Va bene, ragazzi, direi che il gameplay finisce qua. Probabilmente dovrò andare a fare un giro in quel... ecco, da quella parte. E poi anche lì davanti c'era dove non dovevamo tirare le cacche, quindi... direi che il gameplay può finire qua. Ci vediamo la prossima volta con... non so che cosa accadrà, ma sono veramente curioso come al solito, perché non me lo ricordo più. Quindi, da ora in poi saranno veramente sorprese, perché mi ricordavo bene la parte sua di Solprano. Mi ricordo bene anche altre cose, ma non mi ricordo né come sono messa a livello temporale e né altro. Quindi... non ci resta che vederci il prossimo gameplay. Non ci resta che vederci la prossima volta con il prossimo gameplay e scoprire cosa accadrà. Ciao a tutti e grazie!